anche vengo da Perugia, però in linea d'aria siamo veramente vicini. Voglio ringraziare anch'io Gianni Bo per avermi invitato qua, tutto lo staff di Esagono che comunque ha contribuito alla realizzazione di questa serata. Voglio ringraziare anche le autorità, quindi il sindaco di Aversa, l'ordine degli ingegneri, l'ordine degli architetti e anche il preside della facoltà di ingegneria. Bene, entriamo subito nel vivo, perché abbiamo capito che cosa? Abbiamo capito che stiamo attraversando un momento piuttosto difficile, una crisi piuttosto importante, però abbiamo capito dalle introduzioni che ci sono delle opportunità. Quindi vedremo l'aspetto legato alla crisi, l'aspetto delle opportunità e alla fine vedremo come un bicchiere che qualcuno non più definisce mezzo vuoto, ma addirittura definisce rotto, quindi veramente situazione drammatica, vedremo come da quei cocci possiamo ottenere un qualcosa di tagliente per ripartire. More in Italy, vi dico due informazioni velocissime, anche perché staremo insieme circa 45 minuti, alla fine ci sarà anche un bel buffet dove potremo approfondire quello che vedremo in questi 45 minuti e magari sorgeranno delle domande durante la relazione, alcune delle quali troveranno risposte in questi 45 minuti, qualcun'altra magari avremo modo di approfondirle durante il buffet che ci sarà a fine serata. Vi dicevo, More in Italy è un'iniziativa che nasce da un gruppo di aziende, società produttive, quindi le vedrete sul catalogo che avete all'interno della cartella stampa che vi è stata consegnata. Sono varie aziende produttive che hanno deciso di fare rete, ma non solo le aziende produttive, perché sappiamo benissimo che la nostra cara Italia è fatta da aziende artigiane, ma abbiamo cercato di coinvolgere ovviamente società di distribuzione come Esagono, come Giovanni Bo, perché è importante anche coinvolgere i commercianti italiani, quelli che dal 70 combattono e fanno crescere l'Italia. E ovviamente non possiamo ridurci solo alla produzione e alla distribuzione, ma dobbiamo coinvolgere tutto quanto di giusto, quindi gli artigiani, gli architetti, gli ingegneri, i pavimentisti, gli elettricisti e quant'altro. Quindi questa è un'operazione per fare rete, per fare squadra, ma un'operazione che non facciamo per far chiacchiere, ma come vedrete è un'operazione pratica, un'operazione immediata, un'operazione efficace, un'operazione che in tutta Italia, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, sta già dando dei bei risultati. È un piacere potervi raccontare tutta quanta l'iniziativa. Quindi Morinito è un gruppo di aziende che nasce per fare rete. Parliamo di una cosa importante, la crisi. Tre minuti sulla crisi. L'uomo ha inventato tantissime belle cose, ma vi do la notizia, non ha ancora inventato una crisi che non sia finita. Quindi anche questa crisi, qualcuno dice che ci sono dei segnali di speranza, anche questa crisi finirà. Dipende da quanto tutti quanti insieme crediamo, dipende da quanto tutti quanti insieme diventiamo bravi a fare azione e non solo a lamentarci di quello che ci sta succedendo attorno, perché possiamo fare delle cose importanti e lo vedremo. Quindi la crisi, per testimoniare quello che sta succedendo, abbiamo portato un filmato, una scheda che va a riassumere alcuni aspetti importanti del momento. Stiamo vivendo, basta guardarsi intorno per capire che il mercato del mattone in Italia non gode di ottima salute. Compravendite in picchiata dal 2006 ad oggi, un calo superiore al 40%, e nei primi sei mesi di quest'anno un'ulteriore flessione del 22,6%. Pesante anche la ripercussione sul settore edile: dal 2008 a oggi 446.000 posti di lavoro in meno e oltre 11.000 imprese fallite, con un forte impatto negativo sul PIL nazionale. Tanti i motivi economici e finanziari, ma tra questi in prima linea la difficoltà di accesso al credito. I finanziamenti alle imprese per gli investimenti nel comparto abitativo hanno registrato dal 2006 ad oggi un meno 45,6%. E per i cittadini? In fatto di mutui l'Italia è peggio solo della Spagna, in tutto il resto dell'Unione si eroga di più e più facilmente. E nonostante il calo dei tassi, i mutui nel nostro paese restano i più cari d'Europa. Secondo me le banche non rispondono, anche se tu hai garanzie non ti concedono nulla. Al di là delle difficoltà della maggiore, tra virgolette, burocrazia legata all'accesso al mutuo, i mutui sono più cari. Ma per ridare linfa ad un settore che ha da sempre supportato l'economia nazionale, ecco l'intervento del governo. Grazie agli ecobonus si prospettano nuovi posti di lavoro e vantaggi ai cittadini.
cittadini. Importanti sgravi fiscali per chi decide di effettuare lavori di ristrutturazione o di potenziamento del risparmio energetico e bonus anche per la sostituzione degli arredi. Secondo Confartigianato, saranno circa 2 milioni le famiglie che sceglieranno di approfittare di questi incentivi, un'ottima occasione per rinnovare e rendere più efficiente un bene tanto prezioso e dare un nuovo impulso all'economia italiana. Bene, abbiamo visto la situazione, si commenta da sola, però se la situazione è abbastanza complicata, oggettivamente è abbastanza complicata, per fortuna chi abbiamo che ci dà una mano a soffocare questa situazione? Abbiamo i giornalisti che ci danno una mano a buttare un po' di acqua sul fuoco, come sempre fanno, appena c'è uno spiraglio per poter tirare delle secchiate di benzina sul fuoco. Adesso non voglio assolutamente dire niente contro Nicola Di Chiara, però mediamente il giornalista cerca di amplificare una situazione che è già di per sé complicata. E di lì, quindi, sia la stampa, solo i 24 ore, abbiamo portato alcune testimonianze, ma ce ne sono abbandonate, che amplificano questa preoccupazione oggettiva che già stiamo vivendo. E quindi lì i titoloni: crisi del settore immobiliare, crisi del settore immobiliare, crisi del settore immobiliare, che non fanno altro che peggiorare la situazione già di per sé difficile. Ok, quindi qual è la riflessione che faccio io come italiano medio? La riflessione che mi faccio è: probabilmente allora la mia casa non vale più nulla, probabilmente allora il mattone non vale più niente. E allora siamo venuti qua anche, noi non diamo assolutamente consigli a nessuno, ci permettiamo di darvi qualche suggerimento. Vi abbiamo portato un suggerimento importante, che è questo: vendita, che non è vendola, qualcuno all'ultima riunione mi ha detto: ah, ma qui fate politica. No, non è vendola, poi mia moglie pugliese mi ha detto: ma perché fate? No, vendita. Chi è che è disposto a vendere la propria abitazione? Nessuno. Questo mi fa molto piacere, perché si fa spesso confusione, perché spesso si tende a generalizzare. Si tende a fare confusione tra che cosa? Tra quello che noi chiamiamo un mercato orizzontale. Il mercato orizzontale è quello, è quel mercato dove io costruisco per vendere. Sono tutte quelle attività, chiamiamole ad uso speculativo, dove fino a 4, 5, 6 anni fa c'era una grande facilità di accesso al credito, dove sono successe cose che sappiamo tutti quanti. Quindi si è costruito molto, si è costruito male, si è speculato, c'è stato un ipercostruito, però tutto andava bene, tutto girava. Dopodiché, con la contrazione, perché il mercato, se vogliamo, era abbastanza drogato, c'è stata una contrazione, quindi uno dei settori più importanti, anche grazie al fatto che i rubinetti delle banche sono stati chiusi, e poi dopo vedremo perché è successo questo, c'è stata una contrazione e il sistema è andato in crisi. Ma quello che voglio specificare e la distinzione che voglio fare è che non è il mercato orizzontale quello che fa la parte più importante. Non è il mercato orizzontale, perché esiste un mercato molto più importante, che non chiamo neanche mercato, ma che è il settore verticale, rappresentato da che cosa? Dalle nostre abitazioni, cioè da quello che noi costruiamo, abbiamo sempre costruito dalla notte dei tempi, per starci dentro, per abitare la nostra casa. E l'80% degli italiani è proprietario di una casa, addirittura più del 50% degli italiani ha una seconda casa. Lo sapete benissimo questo dato. E quella casa lì non l'ho fatta per rivenderla poi, per rimetterla sul mercato, perché se diciamo che c'è crisi nel settore immobiliare, andate sulla vostra via e ci sono 10, 7 o 4 cartelli con scritto vendesi su 100 abitazioni che ci sono nella nostra via, non vuol dire che tutte le abitazioni sono in vendita. Perché? Perché quelle altre fanno parte del nostro patrimonio italiano, sono la nostra casa. Però perché non la metto a posto la casa? Perché cambio la macchina e la casa non la rimetto a posto? Qual è il motivo? Qual è il vero motivo per cui io non vado a ristrutturare la mia abitazione? Probabilmente perché ho
sicuramente le difficoltà ci sono e sono oggettive, ma probabilmente ho subito anche un'influenza da tutta una serie di situazioni. Quindi questo ci tenevo a specificarlo. Altro aspetto molto importante, la casa è anche qualcos'altro, è l'abito che indossiamo tutti i giorni. Cioè, se ho un abito comodo, confortevole, probabilmente fuori si ripercuoterà con un atteggiamento diverso, con una qualità di vita migliore, probabilmente. È il regalo più grande che ho ricevuto dai miei genitori e mi auspico che sia il dono più bello che potrò dare ai miei figli. Io ho tre figli, ho due figlie femmine, adesso è arrivato un maschietto, per fortuna è arrivato un maschio, altrimenti avrei fatto la conferenza su Skype, perché se erano tre femmine me ne sarei andato al Polo Sud, per fortuna è arrivato un maschio ad agosto. Ho tre figli e quindi spero di poter lasciare in eredità quella che ho ricevuto dai miei genitori. È la cosa più preziosa, quindi, che lasceremo ai nostri figli, ma soprattutto cos'è? È la cosa che più ci caratterizza. Ora prendiamo da casa una villetta schiera, ma andiamo a vedere un condominio o addirittura delle villette a schiera. Fuori sono fatti tutti uguali, ma se andate a vedere quelle villette a schiera, tra 5, 6 o 7 anni, probabilmente dentro saranno tutte diverse. È la cosa che più ci caratterizza, è la cosa che veramente fa parte di noi e spesso e volentieri non la teniamo in considerazione come altre cose. Quindi la casa è tante cose. Ho portato anche qui una scheda per fare un'analisi, diciamo, introspettiva di quella che è la casa, e poi faremo anche qui un ragionamento molto importante. Vediamo questa scheda. Ho visto case piene di oggetti e vuote di ogni fantasia. Case piene di libri con frigoriferi vuoti. Case con frigoriferi pieni e senza neanche un fiore. Case con fiori e niente altro. Case con tutto, fiori, libri, cibo, oggetti. Case dove si respira l'amore a due, sognate insieme. Case suddivise in spazi recintati. Case con i bambini, piene di giochi e disordine gaio. Case in cui ci si sente stranieri quanto il proprietario e non si sa mai dove sedersi. Case indifferenti agli altri e case senza pace. Case di apparenza come maschera di una paura. Case colte, dove tutto esprime intelligenza. Tenere per cercare tenerezza. Poetiche che trascendono gli oggetti. Case perfette, che hanno orrore delle imperfezioni, case mai finite per un'angoscia di affermazione. Case tane, protettive e riparative, case albergo in cui rintanarsi o dalle quali uscire in fretta. Case tristi, con un passato buio, case con i fantasmi, case sensuali, dove tutto è invito, e monacali, dove tutto è proibito. Case rumorose o silenziose, allegre o musicali. Case ossessive e seriali o ipocondriache che sanno di medicinali. Case privilegiate o diseredate, caotiche, in cui si trova sempre tutto, e maniacali, dove si nasconde tutto e non si controlla niente. Case originali o banali, ricche o povere, eleganti o volgari. Case sovraccariche di oggetti mai buttate o spogli per impossibilità di sopportare i ricordi. Case affettuose e case odiose, case bianche per paura dell'imperfezione o colorate contro la depressione. Case dei vecchi, color marrone, case buie e case ariose. Case degli altri, ma qual è la casa per me? Direi qualcosa su cui riflettere. Adesso non voglio fare romantico, mia moglie dice sempre che sono troppo romantico, e passiamo alla parte anche più concreta. Però credo che ci voglia ogni tanto fermarci un attimo e guardare le cose sotto un'altra angolazione. Allora, qual è l'aspetto su cui riflettere dal punto di vista tecnico? Allora, noi abbiamo il nostro patrimonio immobiliare, che abbiamo detto che è datato. È datato, quindi il 90% del patrimonio immobiliare italiano è da rimettere a posto, è da ristrutturare. Facciamo anche un'analisi.
le macchine che stiamo guidando, i vestiti che indossiamo, qualunque cosa, la tecnologia, il computer, l'informatica, ognuno di voi ha l'ultimo telefonino, ne ha due. Cioè, stiamo andando avanti alla velocità della luce, le case le lasciamo indietro. Le case sono state costruite, sono state costruite con dei materiali che veramente sono vecchi, ci danno scarse opportunità rispetto a quello che ci possono dare i nuovi materiali con la tecnologia che abbiamo a disposizione. Quindi c'è da tener conto dell'innovazione, c'è da tener conto di un'altra cosa importante. L'innovazione mi porta a che cosa? Mi porta a una maggiore efficienza energetica. Oggi, se voglio, ho la possibilità di spendere 5-6 mila euro all'anno di bollette, o ho la possibilità di produrre 1.000-2.000 euro all'anno e di venderli all'Enel. Oggi c'è questa opportunità. Oggi è l'opportunità che qualcuno mi dice: la tua casa è in classe G, se tu la vendi vale 50, la stessa casa in classe A vale qualcosa di estremamente diverso. Si tiene presente sia che io voglio affittare sia che io domani voglia vendere, ma soprattutto quello che mi consuma all'anno. Sto andando in giro con una macchina che mi fa 3 km con un litro. C'è la possibilità di cambiarlo a costo zero, ma continuo ad andare in giro con una macchina che mi consuma, mi fa 3 con un litro. Questa è un'altra riflessione tecnica. Costo dell'energia in crescita. Ora, andate a fare benzina o gasolio e quanto vi costa fare un pieno? A me non mi fregano, perché tanto metto sempre 50 euro, quindi la benzina può aumentare quanto vuole, tanto metto sempre 50 euro, però visto che c'è di meno di benzina nel serbatoio. Quindi il costo dell'energia è in crescita, però oggi la posso produrre. Oggi posso produrre in casa dell'energia. Prima potevo produrre energia, fino a 10 anni fa, non potevo produrre energia, anche se il costo dell'energia è in crescita, oggi la posso produrre. Oltre a produrla, porca miseria, viene finanziata. Quindi non solo la posso produrre, ma posso anche farmela finanziare. Quindi posso mettere, per quanto riguarda i materiali, per agganciarmi a quello di prima, posso fare un cappotto, fare una casa, posso cambiare i serramenti, posso mettere un pavimento di un certo tipo, posso coibentare, posso mettere del fotovoltaico. Quindi la mia casa può essere A, che non spende e che quindi conserva il calore o il fresco d'estate; B, può produrre addirittura dell'energia, quindi anziché fare i 3 con un litro può fare 20 con un litro, addirittura andare senza gasolio la mia casa. E soprattutto tutto questo viene finanziato. In che modo viene finanziato? Anche qui ho portato una scheda, 2 minuti, facciamo un focus, perché molti di noi ne hanno sentito parlare, di quelli che sono gli incentivi fiscali che il governo ci ha messo a disposizione, ma mi passano davanti e magari non riesco a leggerli in maniera opportuna. Vediamo questa scheda di 1 minuto e poi la commentiamo insieme. Per questi ultimi mesi dell'anno, nuove opportunità di risparmio fiscale per tutti i proprietari di immobili in caso di ristrutturazione edilizia di abitazioni e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato, interventi orientati al risparmio energetico, mutuo finalizzato alla ristrutturazione dell'abitazione principale. Ristrutturazione edilizia. È possibile detrarre dall'IRPEF dovuta il 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2013, su un ammontare massimo di 96.000 euro per singola unità immobiliare. Dal 1 gennaio 2014 la detrazione tornerà al 36% con un tetto massimo di 48.000 euro. Gli interventi di ristrutturazione che consentono questo tipo di agevolazione sono gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo, la manutenzione ordinaria solo di parti comuni, la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi, la realizzazione di autorimesse o posti autopertinenziali, i lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche.
fino a fine 2013, sostenendo spese di ristrutturazione pari a 100.000 euro ad esempio, avremo con un importo detraibile massimo di 96.000 euro una detrazione di 48.000 euro pari al 50% dello stesso e quindi una detrazione annua di 4.800 euro per 10 anni. Dal 2014, su un importo ipotetico di 60.000 invece, tornando la detrazione spettante al 36% e il tetto massimo a 48.000 euro, la somma annua detraibile sarà di 1.728 euro. E fino al 31 dicembre ecco un'ulteriore opportunità, la possibilità di portare a detrazione anche le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'unità ristrutturata. La detrazione prevista del 50% su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, ripartito in 10 quote annuali. Risparmio energetico. La detrazione dall'IRPEF è pari al 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2013, 30 giugno 2014 per i condomini, con differenti massimali che variano a seconda degli interventi. Per i pannelli solari sarà possibile detrarre fino a 60.000 euro, per la climatizzazione fino a 30.000, per le pompe di calore fino a 30.000 euro, per sottotetti e finestre fino a 60.000 euro, per la riqualificazione energetica generale fino a 100.000 euro. Ad esempio, per una spesa di 100.000 euro per quest'ultima tipologia di intervento, potremmo avere una detrazione di 65.000 euro che si traduce in un risparmio annuo di 6.500 euro. Mutuo per ristrutturazione. Sui mutui ipotecari richiesti per ristrutturare la propria abitazione principale è possibile detrarre il 19% degli interessi passivi per un importo non superiore a 2.582,28 euro. Ipotizzando un mutuo di 150.000 euro che genera 3.000 euro di interessi passivi con la detrazione dall'IRPEF del 19% del massimale previsto, il risparmio annuo sarà di 491 euro. Per ottenere questa agevolazione è necessario effettuare opere che modifichino l'edificio almeno in parte, come il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi o l'inserimento, la rimozione o la modifica di impianti, stipulare il mutuo entro i 6 mesi antecedenti o i 18 successivi all'inizio dei lavori, adibire l'immobile ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori. Ancora qualche mese di tempo, quindi, per cambiare faccia alle nostre abitazioni e renderle più efficienti, con evidenti vantaggi per le nostre tasche. Bene, bene, abbiamo visto che ci sono degli importanti incentivi fiscali. Una precisazione voglio fare, non abbiamo tempo qualche mese perché il video è di 15 giorni fa, è un po' datato. Nel frattempo, molti di voi avranno letto su Sole 24 Ore, gli incentivi fiscali, vi do una cattiva notizia, sono stati prorogati fino al 31-12 del 2014. Quindi avremo un anno in più per approfittare di questi incentivi, anche se iniziare a risparmiare, secondo me, è meglio iniziare a risparmiare da domani. Quindi abbiamo l'opportunità di iniziare a risparmiare da subito. Però ci sono dei dati che vi piace commentare insieme a voi, cioè fino al 65% di contributo statale, fino al 65% di contributo statale, se vado a sistemare l'aspetto energetico, se vado a sistemare l'aspetto di ristrutturazione mobili o addirittura o comunque il 50%, che è un buon risparmio fiscale. Poi, cosa abbiamo visto? Che una parte di risparmio fiscale, una parte di risparmio lo possa avere dalla bolletta energetica. Quindi ipotizziamo che non la trovo, ma se trovo una banca che mi finanzia la mia ristrutturazione, in questo periodo è difficile trovare delle banche che vengono lì a erogare dei mutui, ma poniamo il caso che io trovo una ristrutturazione, poniamo il caso che mi finanzia la ristrutturazione, poniamo il caso che ottengo 100.000 euro per, tanto per fare conti pari, per mettere a casa a posto la mia abitazione. Di quei 6.500 euro all'anno, quindi ipotizzando 100.000 diviso 10 anni, perché posso recuperare il beneficio fiscale in 10 anni, significa che ogni anno avrò una rata di mutuo da pagare di 10.000 euro e fino a 6.500 euro dell'investimento me lo paga lo Stato. Cioè il 65% dell'investimento me lo paga lo Stato.
La restante parte, ovvero il 35%, ovvero 3.500 euro all'anno, se sto spendendo 2, 3, 4, 5, 6.000 euro a seconda della dimensione dell'abitazione, a seconda di quello che ho in casa, il 30 o il 50% di risparmio energetico probabilmente ce l'ho, perché la mia casa non è più energivora, non consuma più energia, ma addirittura può produrla. Quindi di quei 10.000, se i 5 vengono dallo Stato, 3 e 5 probabilmente li risparmio di bollette per raffreddamento e per raffrescamento e riscaldamento della casa. Quindi è un investimento, significa che sto rimettendo a posto casa a costo zero. Perché ci ho aggiunto Esairo? Perché se poi mi sbaglio e vado ad acquistare prodotti made in Italy da un'azienda, da un artigiano made in Italy, se mi distraggo e faccio questa cosa qua, probabilmente, ma direi Giovanni Bo, sicuramente dà un qualche cosa in più per pagare addirittura quelli che sono gli interessi di un eventuale mutuo. Qualcosa su cui riflettere. Quindi per questo la somma, il costo dell'investimento su un'operazione di questo genere può arrivare a zero, addirittura sotto zero. Qualcosa su cui riflettere. Bene, ora non ci resta non che piangere, come diceva Troisi e Benigni, ma non ci resta che trovare una banca che finanzi l'operazione, perché se devo mettere io di tasca mia 100.000, periodo difficile, periodo impegnativo, magari ce li ho anche da parte, però anche se l'investimento è molto conveniente, non so se lo faccio. Se trovo qualcuno che invece mi finanzia l'operazione, probabilmente il ritorno sull'investimento dopo andremo ad analizzare quanto diventa importante. E quindi andiamo a vedere se abbiamo trovato o non trovato una banca efficiente che crede nell'operazione. Vediamo questa scheda, vediamo questa pubblicità. Mi occupo di investimenti da sempre e posso dire che ora più che mai ristrutturare la casa è una grandissima opportunità. Oggi puoi contare su importanti incentivi fiscali e su un aiuto in più che ne dovranno offrire le famiglie italiane. Un mutuo di ristrutturazione ad un tasso davvero vantaggioso. Perché per far ripartire l'Italia dobbiamo cominciare dalla cosa più importante, la nostra casa. Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Bene, prima di chiamare Nicola che accoglierei con un applauso per presentare Banca Mediolanum, Nicola Svegliano, e prima di chiamare Banca Mediolanum volevo raccontare Nicola un aneddoto divertente che è successo un po' dietro le quinte, quando siamo andati a bussare alla porta di Banca Mediolanum e dire: guarda, l'aneddoto è questo, noi abbiamo, Banca Mediolanum vende degli investimenti, e noi abbiamo detto: guarda signor Doris, che noi abbiamo un investimento che forse non ti dico che è più efficace dei tuoi, ma quasi. Lui ha detto: ma veramente? Anche lui, per quanto riguarda il discorso incentivi, la risposta che ci ha dato: guarda, più o meno ne ho sentito parlare, però non è che conosco esattamente com'è la legge. Morale della favola, imprenditore lungimirante, la presentazione è avvenuta i primi del 2013, a settembre avete tutti quanti visto lo spot pubblicitario di Banca Mediolanum, quindi il movimento di Banca Mediolanum si chiama Riparti Italia, il nostro si chiama More in Italy, quindi più in Italia, più Made in Italy. Abbiamo iniziato questo road show su tutte le città italiane proprio per poter mettere in condizione le persone di approfittare di questa grandissima opportunità. Quindi cedo la linea a Nicola De Chiara. Bene, bene, bene. Bravo ad Andrea Chiappini. Ottimo, non me l'aspettavo, devo dire la verità. Come non devo aspettare? Comunque complimenti, abbiamo il nostro Higuaín, perché noi aspettavamo Cavani, è arrivato Higuaín. Quindi un applauso per Higuaín. Allora, concludiamo gli interventi tecnici con l'intervento invece di Salvatore Pirro, che è il responsabile d'area di Banca Mediolanum. Anche questo sarà un intervento molto importante, magari dall'intervento di Salvatore Pirro capiremo perché la Mediolanum ha capito in questo progetto ed altre banche no. E
magari perché Mediolanum, faccio un po' di pubblicità, Mediolanum, siamo di una certa parte, quindi Mediolanum è quello che un mutuo a tassi bassissimi ed altre banche no. Una cosa ho letto del Cavani, che sarebbe Eusebio Gualino che doveva intervenire e che era l'amministratore, dice quando ha sottoposto a Ennio Doris questo progetto, Ennio Doris in 4 minuti ha risposto e ha detto voglio dare a tutti i nostri clienti l'opportunità di ristrutturare casa e di strutturare casa riparte l'Italia. È così. E quindi grazie anche a Mediolanum. Assolutamente sì. E quindi ascoltiamo con interesse anche Salvatore Pini. Grazie, grazie. Benvenuti a nome anche di anche a Mediolanum e un ringraziamento alle autorità che si sono volute impegnare in questo incontro, nel quale io volevo fare un piccolo commento prima di partire con le poche cose che io voglio dirvi riguardo al nostro mondo. Io credo che quello che si sta realizzando qui stasera è esattamente quello che serve a un sano processo economico per rimettere in funzione le nostre cose. Piuttosto che piangerci addosso, io credo che qui abbiamo una stupenda sinergia tra uno Stato efficiente, che ha pensato ad una norma di legge che va forte nella direzione di sostenere un certo tipo di attività a beneficio anche di un futuro più pulito ed energeticamente più sano. Abbiamo un pool di imprese nazionali che ha voluto sponsorizzare un'idea forte che andasse nella direzione dei cittadini. Abbiamo un'impresa locale, grazie a Giovanni Bo per aver insieme a noi pensato a questo evento, e grazie a Mobile Italy insieme alla quale noi stiamo facendo la cosa più importante secondo me, informare l'Italia di che cosa ha nelle sue tasche e nelle sue possibilità per rimettere in moto un processo economico. Quello che ha spinto Ennio Doris ad accettare subito l'invito di Eusebio Gualino è stata la visione, ed Ennio è una persona che di visioni ne ha avute nella vita tantissime, tutte concretizzatesi in attività di grandissimo successo, è stata la visione di poter rappresentare il motorino di avviamento della ripartenza del processo economico in Italia. Noi non abbiamo la pretesa di poter sostenere tutto quello che serve economicamente alle aziende italiane per rimettersi in moto, però riteniamo attraverso questa specifica attività di poter essere quella scintilla che fa ripartire tutto quello che serve. L'economia che gira intorno alla ristrutturazione dei beni immobili è sicuramente un'economia importante, è un volano che riporta lavoro alle imprese, agli addetti ai lavori, io credo che questa sera ce ne sia qualcuno. Noi abbiamo voluto rappresentare il facilitatore finanziario di questa attività. Dico facilitatore finanziario perché è vero quello che diceva Andrea prima, molto probabilmente anche avendo la disponibilità delle proprie tasche, di questi tempi non si ha molta voglia di impegnarla in un'attività il cui ritorno è spostato nei 10 anni, e quindi abbiamo la possibilità di intervenire noi come banca, avendo deciso di farlo a una condizione che è quella che vedete lì. Non esiste uguale condizione nel mercato, e io voglio spiegarvi poi brevemente e concluderò il perché noi possiamo applicare queste condizioni, abbiamo deciso di farlo, e dove risiede la certezza per i nostri clienti. Noi, queste sono le condizioni che fa il mercato nel mondo dei mutui e delle ristrutturazioni, e come vedete non c'è azienda, perché dovete mettere insieme tutte quelle informazioni, io vi risparmio la lettura di tutte quelle informazioni, ma un mutuo non è fatto di solo tasso, è fatto di spese di istruttoria, è fatto di costo di addebito per il pagamento delle rate mensili, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi come vedete il nostro 2,25 non ha uguali sul mercato, ma si sposa con un'altra condizione di grande favore che noi abbiamo voluto riservare alla nostra clientela, ed è questa. Sembra un paradosso, sembra imprenditorialmente non valido, ma noi paghiamo la raccolta il 3%, e qui è una campagna pubblicitaria che state vedendo in questi giorni, le giacenze vincolate sui nostri conti correnti pagano il 3% di interessi su base annua, e prestiamo il denaro a 75 centesimi di punto in meno, al 2,25. Perché questo è possibile?
prima di tutto perché c'è stata la scelta di voler dare un contributo alla ripartenza del processo economico. Ma poi c'è anche da dire che si può sostenere questa condizione grazie ad un modello di impresa che noi abbiamo messo sul mercato. Questa è la capitalizzazione di borsa delle principali banche italiane. Banca Mediolanum, come vedete, è quarta per capitalizzazione, è definita da Banca d'Italia azienda di interesse sistemico, tutto questo realizzato in una vita che dura in quanto banca dal 1997. Noi abbiamo realizzato sul mercato un modello di azienda talmente efficiente che è in grado di rigirare sulla clientela tutti i vantaggi che l'efficienza del nostro processo economico, che è libero da tutti i costi inutili. Non abbiamo le filiali, sapete tutti che le banche stanno chiudendo le filiali sulla piazza, perché? Perché sono un problema, sono un costo inutile che appesantisce i bilanci delle banche, noi non le abbiamo mai avute. Non abbiamo le sofferenze bancarie, perché il nostro modello è orientato ad una clientela retail, cioè alle famiglie italiane, e perché quando prestiamo del denaro lo facciamo con grande oculatezza e con grande attenzione. Sono queste le condizioni che ci consentono di generare una efficienza di bilancio che ci aiuta a restituire vantaggi ai clienti. Nel caso di Riparti Italia, noi abbiamo deciso di metterci al di sotto del tasso di costo della nostra raccolta per dare un segnale forte a tutto il mondo economico che ci gira. Io qui mi rivolgo agli imprenditori del settore, ai professionisti del settore, perché loro devono sapere che grazie anche, per carità, al nostro intervento, grazie all'attività di More in Italy, di informazione, oggi noi possiamo dare quello che serve al mercato per far rifunzionare quello che Giovanni Bo diceva un attimo fa, gli idraulici, gli elettricisti, tutti gli artigiani del settore, le piccole imprese di costruzione che non sono quelle che fanno i grandi fabbricati, sono quelle aziende che vivono di lavori di piccole dimensioni che sono il sale e la ricchezza del processo economico italiano. Quindi noi riteniamo con questo di aver potuto generare, vedete, questa è la nostra situazione aziendale. Questo è uno studio della Bocconi, non siamo noi a dirlo. Nelle sofferenze noi pesiamo lo 0,7% contro un 11% di media del mercato. La percentuale di erogato del sistema bancario quest'anno è stato meno 40%, noi siamo cresciuti del 40%. Il costo di un conto corrente nostro è 22 euro medi rispetto ai 106 euro della media del mercato. I tassi sulle giacenze a credito, e cioè sui soldi che prestiamo, il mercato mediamente li ha al 3%, noi siamo al 2,25%, e i tassi sui depositi vincolati, il mercato è mediamente all'1%, noi siamo al 2,80%. Tutto questo, ripeto, non è una favola, ha della sostanza che consente alla nostra azienda di generare importantissimi utili, perché le aziende devono generare utili importanti per stare sul mercato, ma di farlo in modo equo e tale da poter rigirare sulla clientela dei vantaggi importantissimi. Io sono certo, noi crediamo molto in questo territorio, crediamo molto in Aversa, dove abbiamo uno dei nostri più importanti family banker office, cioè un nostro negozio finanziario che è proprio qui vicino. Abbiamo una struttura presente sull'intero territorio della regione Campania, in maniera specifica sull'intero territorio del Casertano. Grazie al nostro supporto io credo che ognuno di voi potrà realizzare, insieme ai prodotti di Giovanni Bo e di Esagono, insieme alle tante piccole aziende locali che grazie a questa attività, che ha una portata molto più grossa di quella che avete sentito nel servizio televisivo dove si parlava di 2 milioni di utenti in Italia che potrebbero ristrutturare casa, in realtà sono molti di più, perché sappiamo che il patrimonio immobiliare italiano è datato ed è non adeguato a quello che oggi viene richiesto dalle normative più importanti. Quindi quello che noi insieme potremo fare sarà ridare fiato a un processo economico fortissimo che ha generato in passato per l'Italia importanti risultati. Credo che saremo ancora qui per le prossime occasioni che si vorrà generare. In ogni caso, già dal mese di settembre noi stiamo collaborando con l'azienda di Giovanni Bo per fare in modo che chiunque avesse finalmente deciso di mettere mano alla riqualificazione del suo immobile possa trovare i mezzi finanziari per poterlo fare.
Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Posso migliorare la sicurezza, questo non l'abbiamo visto, ma ve lo dico io. Il nostro territorio italiano, tutto quanto, è a rischio sismico, è a rischio diciamo idrogeologico, e di conseguenza spesso e volentieri facciamo vivere i nostri figli in delle trappole per topi. Ecco, se faccio una riflessione su quello che posso fare per migliorare la sicurezza della mia casa, beh, direi che sono soldi comunque non spesi ma investiti, perché qualcuno me li dà. Miglioro la qualità della vita. La qualità della vita, a volte non ci pensiamo, abbiamo l'ultimo telefonino, adesso scaricato l'ultimo telefonino, l'ultimo software, e non penso a migliorare la qualità della vita, cioè ci dormo in quella casa, ci faccio crescere i miei figli, l'energia che mi dà quella casa la ripercuoto in quello che succede tutti i giorni, al lavoro, con i miei figli, con i miei partner, con i miei colleghi, o con tutta quella che è la sfera che è veramente quella che mi fa star bene, la qualità della vita. Questo non è da poco. Migliori il contesto, migliorate il vostro quartiere, la vostra via, probabilmente se la fate voi, quella ristrutturazione, probabilmente il vostro vicino di casa comincerà a dire: caspita, ma lo fa lui, perché non lo posso fare io? Ma chi sono? Più sfigato? Lo faccio anch'io, quindi migliori il contesto, vivrò in un quartiere migliore, innesco un meccanismo virale positivo e non amplifico una spirale negativa come quella che facciamo nel piangerci addosso. Probabilmente lancio veramente una scintilla che fa ripartire, per questo noi vi diciamo che ci crediamo, che veramente stiamo facendo riunioni in tutta Italia. Se vedete sul sito di Morning Italy, ci sono da Aosta fino a Catania, qui sul territorio ne faremo diversi incontri con gli imprenditori del settore, grazie a Giovanni Bo, e con tutti quanti quelli che sono i professionisti del settore. Chiaro che mi riguarda anche a me come privato cittadino, perché come privato cittadino sono la prima persona che può approfittare di questa opportunità. Miglioro l'ambiente. La più grande percentuale di inquinamento del nostro pianeta deriva da quello che producono le nostre abitazioni con riscaldamento, quindi miglioro anche l'ambiente, lascio ai miei figli un futuro migliore. Miglioro l'economia, andrò a iscrivermi in palestra, andrò a tagliarmi i capelli, io lì non posso farlo, farò tutta una serie di attività che innescono quella famosa scintilla. Se per la proprietà transitiva l'Italia è andata in crisi perché si è fermata la casa, si è fermato il mattone, si è fermata l'Italia, per la proprietà transitiva, se riparte l'edilizia, può ripartire l'Italia, ma questo se ci crediamo tutti quanti insieme. Quindi Morning Italy non è un consorzio, è un movimento che vuole veramente fare innescare questa scintilla, grazie chiaramente al supporto di persone come Giovanni Bo, grazie a una grande banca come Banca Mediolanum, che vuole veramente fare innescare quel motorino di avviamento che fa ripartire l'economia. E per testimoniare quello che ho detto sugli artigiani, sulle piccole imprese, perché anche tutte le aziende produttive che fanno parte di questo movimento sono in realtà aziende artigiane. In realtà tutta l'Italia è fatta non da multinazionali ma da aziende artigiane, ed è quindi l'artigianato che è la spina dorsale del nostro paese. Per questo abbiamo portato un contributo video di 1 minuto e mezzo e è una lancia in favore di quelli che sono i commercianti, di quelli che sono gli artigiani, di quelli che sono, chiamiamoli gli eroi, che in questo momento sono in difficoltà e che secondo noi vanno incentivati e vanno aiutati. Vediamo questa scheda che è veramente affascinante. Io dico che recuperare un manufatto in legno con la sua storia, magari dei tuoi nonni, è come tornare un po' bambini. I bambini, si sa, sono sempre felici. Non bisogna mai dimenticare che la radice dell'Italia è quella che ha fatto grande il nostro paese. E quindi bisogna partire da lì per tornare grandi. È bello vedere gli occhi del cliente quando entra nella sua stanza appena tinteggiata. Capisci che hai fatto qualcosa di buono, che fai parte di un mondo che riesce ad emozionare le persone. Questa è la parte più bella del mio lavoro. La casa è la rappresentazione di un nostro interno, di un nostro luogo dove finalmente stare bene, quello di dire infine un posto dove stare dentro di me. È il posto dove tu alla fine ti senti protetto e bene. Noi parliamo alla casa, parliamo a noi stessi, ma ci rassicuriamo.
diventiamo grandi, più la casa acquista un valore protettivo, perché siamo più fragili e quindi è certo necessario. Desidero che le persone abbiano quel posto in cui vivere. Come progettista non ho soltanto la responsabilità di progettare edifici, ma anche quella di capire quali sono i desideri delle persone e poi trasformarli in realtà. Case affettuose e case odiose, case bianche per paura dell'imperfezione o colorate contro la depressione, case dei vecchi, color marrone, case buie e case ariose, case degli altri. Ma qual è la casa per me? Anche dei vantaggi che possa avere questa iniziativa, perché la parte sentimentale è bella e positiva, però i freddi numeri a volte, se li interpretiamo bene, sono freddi ma ci possono emozionare. Andiamoli a vedere. Allora, poniamo il caso che io devo fare un intervento a casa mia e quello che devo mettere a posto a casa è 45.000 euro di intervento, ok? Facciamo questa case history qua. La rata che dovrò rimborsare annualmente in 10 anni sono 4.500 euro. Gli interessi annui che poi diminuiscono, la prima rata ha un caricamento, io non sono un tecnico però, ha un caricamento un pochino più importante, poi man mano gli interessi diminuiscono. Ma stiamo dalla parte dei bottoni, quindi mettiamo quella più alta. Complessivamente cosa faccio? Ho un costo annuo di 5.700 euro. Ok, questo mi costa l'operazione. Ma ho anche dei vantaggi, ho una quota detraibile perché il 50% vado a fare una ristrutturazione, quindi l'intervento di ristrutturazione, metto a posto il pavimento, cambiate i rubinetti, assolutamente mettete la vasca, ultimo modello di gesso, la Praga QL, se io pensate ho 84 anni, ma sono 4 anni che uso questa vasca, e la doccia del massaggio, e non vi dico che ne dimostro 84, ma almeno 75-76 vi dimostro grazie a questa vasca. Quindi la quota detraibile sarà il 50%, quindi 1.125 euro. Poi avrò una quota detraibile del 65%, anche lì sono numeri che dico sulla parte che vado a ristrutturare. 65% perché? Perché probabilmente avete fatto un intervento riguardante la parte energetica della vostra abitazione, avete messo del fotovoltaico, avete fatto cambiato i serramenti, avete messo un cappotto, avete fatto qualcosa per la parte energetica, quindi lì la detrazione fiscale è del 65%, l'importo che risparmiate sono 1.462 euro. Benefici fiscali, gli interessi che pago per il mutuo, il 19% degli interessi che pago lo porto in detrazione, quindi 19% di 1.200 euro fa 228, quello lì non lo pagate, è un altro risparmio. Risparmio energetico, lì c'è scritto, per chi non vede in fondo, 50%. Anche lì siamo stati dalla parte dei bottoni, perché in realtà potete arrivare addirittura al 120%, ma stiamo bassi. Poniamo il 50%, sono altri 1.250 euro che non pagate di bollette. Ripeto, ci sono case che consumavano 6.000 euro all'anno e che producono 1.000-2.000 euro all'anno, ma siamo bassi, parliamo solo del 50%. Risparmio costi luce e gas, altri 250 euro. Somma di quello che vado a ottenere come beneficio annuo, 4.315 euro di risparmio. Quindi in realtà il saldo tra benefici e costi è negativo per 1.300 euro. Quindi in realtà questa operazione vi sta costando 1.300 euro all'anno, state pagando di esborso finanziario vero. E siamo stati bassi, perché gli interessi sono quelli più importanti, perché il recupero sulla bolletta energetica è, abbiamo messo quello veramente leggero, quindi siamo stati veramente bassi. Ma se voglio vedere il mio ritorno sull'investimento, sull'operazione, visto che qua in sala c'è anche chi guarda quell'aspetto là,
io ce l'avevo qua per la matematica, però il ritorno sull'investimento è del 325% tra quello che investite e ciò di cui beneficiate. Cioè, ditemi voi se sul mercato c'è un investimento che vi rende in questa maniera. Ditelo, perché io vado a sottoscriverlo. Ma non c'è. Questo veramente è il migliore investimento che possiamo fare per godere della nostra casa. Altro aspetto che non abbiamo messo, grazie del Fabuson, molto gentile, altro aspetto che abbiamo messo sempre in maniera minimale è la rivalutazione della casa. Cosa significa? Significa che se fate un intervento da 45.000 euro, probabilmente il valore della vostra casa, stiamo bassi, aumenterà del 20%. Quindi se la vostra casa vale 300.000 euro, sono 60.000 euro che non sono conteggiati sul conto economico, ma è un'altra cosa che vi mettete in tasca in termini di ritorno sull'investimento. E stiamo parlando di investimento irrisorio, 1.300 euro all'anno, ok? Stando bassi. Bene, questa è una scheda riassuntiva, ma vi ho portato, per concludere, siamo alle battute finali, anche il parere, perché io sono, ripeto, un piccolo imprenditore, mi piace il progetto, sto portando in giro un po' di energia, ma abbiamo portato il parere di una persona autorevole, una persona che in questo momento è presidente del Consiglio. Sentiamo cosa dice il presidente del Consiglio a tal proposito, sentiamo qual è il consiglio che ci dà. Vediamo questa scheda. L'IMU e l'IVA. L'IMU la consideriamo acquisita, l'abolizione totale per quest'anno per la prima casa. Questi sono due temi diversi tra di loro, cioè molto diversi tra di loro, nel senso che sull'IMU sono state già adottate le decisioni, queste decisioni sono già operative. Oggi, che giorno è oggi? Oggi è il 16. 16 settembre. Oggi gli italiani avrebbero dovuto pagare la rata dell'IMU. Oggi gli italiani non pagano la rata dell'IMU sulla prima casa, perché il 16 settembre è il giorno in cui pagarla. La decisione si lega alla decisione sulla seconda rata e poi sull'accorpamento di tutto ciò che è il rapporto del cittadino con il comune, quindi la TARES e tutto il resto, in un'unica forma di imposizione che si chiamerà service tax, che sarà molto meno della somma di quanto erano oggi. Perché la preoccupazione dice noi che c'è, gli hanno cambiato nome, lo ripeto anche adesso, e che consentirà di avere un'imposizione federalista innanzitutto, cioè saranno i comuni a decidere e il cittadino saprà, non sarà come era oggi che invece è un'imposizione centrale rispetto ai comuni, più progressiva, quindi più equa, con più attenzione ad aspetti essenziali della vita delle famiglie, famiglie numerose per esempio, più agevolate, oppure il tema del chi più inquina più paga, chi più inquina più paga, chi più inquina più paga. Ecco, qui andrei avanti altri tre minuti con chi più inquina più paga, più inquina più paga, perché abbiamo l'opportunità di approfittare di quello che ci viene regalato e quindi direi di tenerlo in considerazione, non perché ve lo dice un gruppo di aziende, non perché ve lo dice una banca, non perché ve lo dice Giovanni Bo, perché veramente c'è qualcuno che in questo momento è super partners e ci dice queste sono le opportunità, quindi veramente conviene approfittarne. Però la cosa importante che vi voglio dire, assolutamente quando facciamo politica, è che io non posso pensare di far ripartire l'Italia o di cambiare le cose andando al gabinetto elettorale, intendo. Cioè non posso pensare che l'Italia ripartirà perché io do un voto la domenica e quindi l'Italia, sì, magari ci sarà un contributo perché qualcuno sarà più abile di qualcun altro a gestire certe cose, sicuramente sì, ma il voto che mi può far cambiare è quello che io do tutti i giorni. Non mi posso lamentare se tutti i giorni do il voto a quelle aziende che trovate intorno alle tangenziali della vostra città. Non posso pensare e poi lamentarmi che i miei figli non lavorano. Se io voto, non voglio fare i nomi, farò i cognomi. Se io voto Ikea, se io voto Leroy Merlin, se io voto Castoramani, dove vanno a finire i soldi? Vanno a finire agli artigiani e commercianti italiani? Nulla ho contro queste aziende qua, ci mancherebbe altro,
o forse oggettivamente vanno a finire in Cina, in Romania, e probabilmente la proprietà di queste aziende qua è una holding che sta in qualche paradiso fiscale. Allora cosa faccio? Mando i miei figli a studiare in Cina? Mando i miei figli a lavorare in Cina e mi lamento perché non c'è lavoro? Ma sono io che tutti i giorni voto in maniera, perdonatemi se ve lo dico, non proprio esatta, sono io che lo faccio, è un circolo vizioso che ho innescato io tutti i giorni quando do il voto a quelle aziende là. Se lo do invece agli artigiani, alle aziende italiane, a chi fa Made in Italy, a chi predica sostenibilità, perché tutte le aziende che fanno parte di questo circuito sono aziende che o sono sostenibili o che hanno attivato un processo di sostenibilità. Sono tutte aziende che o producono in Italia, non confezionano in Italia, perché ci sono aziende che dicono Made in Italy, poi il 30% lo fanno in Italia, la restante parte la confezionano, la fanno produrre all'estero. Ok? Quindi se do i voti a queste aziende forse faccio più parte dell'Italia, altrimenti piantiamola di lamentarci, perché siamo noi responsabili di questo e non facciamo niente. Quindi piantiamola di lamentarci e cominciamo a dare i voti alle aziende italiane e alle aziende italiane. E sono interessato alla ristrutturazione, quindi assolutamente non è obbligatorio, però se sono interessato alla ristrutturazione, per quelli che sono interessati, non riusciamo a farlo per tutti, però per chi è interessato tra il 70 e il 100% alla ristrutturazione, sono una manifestazione di interesse, noi regaliamo un check-up, una certificazione energetica e un'analisi, un check-up della vostra abitazione, perché se domani decidete di investire 100.000 euro, ma anche di più, perché il Mediolanum eroga fino al 50% del valore dell'immobile al termine della ristrutturazione, che significa che se al termine della ristrutturazione il vostro immobile vale 500.000 euro, Mediolanum può erogarvi anche 250.000 euro per la vostra ristrutturazione. Quindi se siete interessati a capire come potete massimizzare il vostro investimento, cosa fate domattina? Sapete cosa fare? Se andate dal banchino vi dirà devi fare il cappotto, devi cambiare casa. Se andate dall'idraulico vi dirà devi cambiare i rubinetti, devi mettere a posto la caldaia. Quindi ci vuole un'analisi oggettiva, super partes, che noi vi regaliamo dal punto di vista della certificazione e anche dal punto di vista dell'analisi. Poi sarete voi a scegliere i prodotti, solo da Giovanni Buono assolutamente, perché poi vi regalerà anche il mutuo, vi regalerà lo spread del mutuo, non il mutuo, però lo spread del mutuo ve lo regala lui. E quindi avrete la possibilità di vedere cosa potete ottenere all'interno delle vostre abitazioni. Io penso che questo meriti un grande applauso. Altro aspetto tecnico progettista, comunque tutte le aziende del settore, perché il messaggio è rivolto a me come privato cittadino, ma se siete un architetto, un'azienda del settore edile, quindi tutto l'indotto, abbiamo detto che questo è un movimento che vuole dare delle opportunità, non è un consorzio dove pagate per entrare. Se siete un'azienda edile, se siete un architetto, se siete un ingegnere, se siete un piastrellista e siete presenti in sala e volete capire come collaborare con questo network che stiamo facendo per far ripartire l'Italia, per consumare prodotti italiani, potete compilare,
siete interessati al progetto, volete avere ulteriori informazioni, noi vi spieghiamo come collaborare insieme, come fare finalmente rete in maniera pratica ed efficace. Quindi se nella regia vi mettete 32-33 secondi di musica di sottofondo, avete la possibilità di compilare questa scheda, chi vuole farlo, che avete all'interno della brochure, e poi potete lasciarla alle signorine che sono alla reception in uscita.